Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Questo è un, spero breve, video in cui vi mostro alcuni acquisti che ho fatto e che sono o già in partenza acquisti low cost o prodotti che ho trovato scontati del 50%. E non ci sarà make-up, ci saranno soltanto prodotti di skincare. Comincio subito da queste due perline della EOS, ovvero la crema mani in queste due confezioni che sembrano dei sassi carinissimi, veramente carinissimi. Ovviamente questa, come potrete intuire, non ce l'ho in utilizzo perché sto usando questa. Questa è al cucumber, che io non mi ricordo mai, sono anni, anni, anni disonesto al mondo, se mi ricordo. Cucumber, che cosa vuol dire? Ma non importa, sicuramente è verde. Detto questo, l'ho acquistata da Lilla Pua, che come saprete, non fare video per tanto e poi impara di nuovo a parlare. Dicevo che, come sapete, Lilla Pua è uno dei miei spacciatori preferiti di detersivi e prodotti per l'igiene mia e della casa. L'ho trovata particolarmente conveniente a 2,99 euro, quindi ne ho acquistati due. Me ne aveva parlato mesi fa la mia amica amata Andy, che purtroppo adesso non vedo veramente da tanto tempo. Quando le ha acquistate lei, io sono andata il giorno dopo per acquistarle, erano finite. Le ho ritrovate a distanza almeno di 3 mesi. Sono molto 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 contenta perché appunto avevo curiosità di provarle. Questa la tengo in borsa e l'altra la utilizzerò appena terminerò questa. La profumazione è molto buona, lascia le mani morbide, non è una crema riparatrice, è una crema idratante, perciò secondo me in questo periodo in cui inizia a fare caldo va benissimo. Forse per l'inverno freddo e feroce no, mi butterei su qualcosa di diverso, però già solo per la profumazione e per l'effetto immediato che dà sulla pelle, a me piace molto. Sempre da Lilla Pua, tra 8 e 9 euro, ho acquistato questa, dunque si chiama BB Cream Idratante Microfilm Gambe Perfette Magia di Venus, questa qui. Vi ho messo una foto nelle storie di Instagram chiedendovi se qualcuno di voi l'avesse provata. Su questa non ho avuto grandi riscontri. Devo dire, rispetto all'altro prodotto con lo stesso effetto di Diego Dalla Palma che sto utilizzando, questa è veramente molto molto diversa. Non mi ha macchiato i vestiti, è davvero una crema colorata. Però non l'ho provata abbastanza da potervela recensire. Se qualcuno di voi però che non mi raggiunge su Instagram volesse dirmi come si è trovata, io sarei veramente molto grata. Però già il fatto che non mi abbia macchiato i vestiti la trovo una cosa molto positiva. Peraltro si stende anche molto bene sulla pelle, non fa strisce, è omogenea e questa è già una buona cosa. Però, ripeto, mi voglio fare un'idea più precisa sul prodotto per potervela recensire, quindi ne riparleremo più avanti. Vicino a Lilla Pua c'è Esselunga, quindi un giorno in cui ero andata così, non con intenzioni bellicose, ma semplicemente per comprare alimenti, sono passata davanti all'espositore, in realtà non è un espositore ma fa uguale, comunque gli scaffali dove ci sono i prodotti di natura siberica, e ho visto che erano praticamente quasi tutti scontati del 50%. Natura siberica è un brand medio come costo, però comunque non si può definire, cioè ci sono prodotti che non sono proprio regalati, tipo questo burro, ce la posso fare, questo burro struccante a prezzo intero costa, mi sembra, sui 16-17 euro, quindi non è proprio un acquisto che magari uno fa a cuor leggero così. Però col 50% di sconto sì. Come sapete, io ho già usato e terminato quello bianco, ma vi avevo già detto di essermi trovata meglio, pur avendolo soltanto provato una volta, con questo nero.
Quindi ho ovviamente deciso di prendere questo, ve lo mostro velocemente, ma il packaging è sempre lo stesso. Lo userò molto volentieri perché io oramai sono passata al lato non oscuro della forza, ma dei detergenti struccanti, detergenti nel senso di struccanti a risciacquo, li amo tantissimo, non so se, come tornare indietro. Anche per esempio la micellare bifasica di Nivea, io la utilizzo sulla spugnetta imbevuta di Cosa della Natura e poi la vado a sciacquare. Quindi i prodotti a risciacquo per me oramai sono a pieno titolo entrati nella routine, e quindi questo l'ho pagato la metà. Ultimamente sto applicando la crema corpo che normalmente usavo pochissimo, perché come saprete io dopo la doccia sulla pelle umida applico l'olio e poi vado ancora a sciacquare, non a sciacquare ma a emulsionare con acqua, e poi sono a posto così. Però ultimamente sto gradendo anche l'applicazione della crema corpo, quindi ho voluto provare, appunto, sempre di natura siberica, questa qui, la Frozen Flowers, una crema rassodante per il corpo. Questa qui. Tutti i prodotti di natura siberica che vedrete in questo video sono stati acquistati con lo sconto del 50%. Ve la volevo mostrare perché è carina, secondo me, anche come packaging. Eccola qua. È veramente caruccia. Ora chissà, perché poi io non capisco mai durante il video, nell'anteprima, se voi vedete tutto bianco o no. Comunque 200 ml mi incuriosì, incuriosiva, ma incuriosiva Rosita. E niente, boh, questa qua. Dopo, ancora, visto che sto terminando alcuni prodotti di skincare viso, ho voluto provarne tre, appunto, di questo brand, di cui non ho ancora provato creme con viso o contorno occhi. Quindi della linea Active Repair and Regeneration ho preso il contorno occhi. Eccolo qua. Ovviamente oramai io punto su tutto ciò che è antietà, perché oramai ho una certa, e quindi questo è, tra l'altro, è molto carino, anche l'erogatore airless, molto igienico, mi piacciono molto questi erogatori. Snow Cladonia, forse la linea è Snow Cladonia, non lo so ragazze, ad ogni modo fa lo stesso. Questo è il contorno occhi. Poi ho preso la crema giorno e la crema notte, sempre della stessa linea. Ve le mostro molto velocemente perché poi ovviamente ne parleremo nel dettaglio. Ve la mostro velocemente sempre che riesca a tirarla fuori. Ecco qua. Stesso packaging airless, erogatore airless. Questa è la crema giorno. Se tanto mi dà tanto, la crema notte è assolutamente identica, ma è per la notte. Ha anche un colore di un viola più scuro per simboleggiare la notte. Eccola qua. E niente, ne parleremo più avanti, vi dirò come mi troverò, spero bene. Sono creme che costano a prezzo pieno, boh, fra i 15-16 € e io le ho pagate la metà. Poi sono andata qualche giorno fa da Eurospin, perché Fior di Magnolia è di Eurospin. Anche in quel caso non con intenzioni bellicose che è diverso, ma non con intenzioni bellicose. Allora ce la possiamo fare. Sono entrata in un loop dal quale non riesco più a uscire. Ero andata per comprare anche in quel caso cibo. Però, visto che sto terminando la micellare bifasica della Nivea e visto che ho sentito parlare bene di questo struccante bifasico, ho voluto prenderlo. Peraltro, correggetemi se sbaglio, ma mi pare proprio che abbia cambiato il packaging. Non ho idea se abbia cambiato anche formulazione. Comunque, viene descritto come uno struccante delicato viso e labbra, però
indicato per il trucco waterproof. E poi ho visto un prodotto che non avevo mai visto, ma io da Eurospin ci vado una volta ogni 4-5 mesi, quindi magari c'è da 100 anni. L'olio emolliente e levigante per il corpo con olio di argan e mandorle dolci. C'è scritto che non unge. Questo lo userò come tutti gli altri oli che utilizzo, ovvero a fine doccia. Adesso, finito questo video, vado a metterlo in bagno, anche perché sto terminando quello alle mandorle dolci dei provenzali, di cui sono al terzo flacone, terza boccetta. E costa 2,99 euro, questo mi pare di averlo pagato 1,79 euro. Non lo so, vi farò sapere, non ho la benché minima idea, però fatemi sapere voi se avete provato qualcuno di questi prodotti, a parte il burro struccante su cui ho le idee chiare, se insomma come vi siete trovate, e niente, grazie per aver visto anche questo video. So che avevo promesso di essere più presente sul tubo, ma mi risulta veramente complicato, perché davvero a casa non ci sto mai. Mi attrezzerò, mi sto cercando di organizzare per fare video anche fuori casa, e spero di riuscirci. Spero anche di fare un video che vorrei fare da anni su questo canale, per cui ho bisogno però di un'altra persona. Spero di riuscire a farlo. È uno secondo me tra i più divertenti presenti qui sul tubo. Però vedremo, non ve lo dico che video, perché magari poi non riuscirò a farlo per 3 mesi e quindi non diciamo niente. Aspetto i vostri commenti, le vostre opinioni su questi prodotti. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.